La situazione umanitaria in Afghanistan è disastrosa. In un paese devastato dalla guerra e dalla siccità, alla popolazione mancano cibo, cure mediche e riparo. Le donne e le ragazze stanno pagando a caro prezzo questa tragedia. E nonostante la crisi attuale, è vitale che i servizi sanitari continuino a funzionare e che i bambini ricevano assistenza. La catena della solidarietà sostiene direttamente le associazioni partner svizzere già attive sul posto. Insieme possiamo aiutare la popolazione afghana facendo una donazione sul conto corrente postale 10-15.000-6 o direttamente sul sito catena-della-solidarietà.ch. Grazie di cuore. Notizie. In studio Lino Bini, la Svizzera conta la più alta quota di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva rispetto ad altri paesi europei. Circa 35 per milione di abitanti, un numero destinato ad aumentare nei prossimi giorni, visto che diversi pazienti ricoverati all'estero necessitano di rimpatrio. In almeno 8 casi, questo rimpatrio è considerato urgente. Stando ad anticipazioni dei giornali del gruppo TAMEDIA, il servizio sanitario dell'esercito ha reso noto che all'incirca la metà di tutte queste persone si sarebbe ammalata durante le vacanze nei Balcani. E all'embersè ha rinnovato l'invito a farsi vaccinare contro il Covid-19. Ospite in una trasmissione televisiva destinata al pubblico albanofono. Il ministro della sanità ha deplorato il fatto che la metà circa delle recenti infezioni sia avvenuta all'estero è tuttavia sbagliato stigmatizzare le persone provenienti dai Balcani ha aggiunto il consigliere federale che ha ricordato la soluzione c'è farsi vaccinare alla fine dell'estate i numeri di casi è tornato a crescere in Svizzera stando ai dati della task force scientifica della Confederazione il 40% delle persone ricoverate si sono contagiate durante le ferie tra queste l'80% era stato in un paese del sud-est dell'Europa e sul fronte dei contagi nei grigioni, i nuovi casi di coronavirus sono rimasti stabili nelle ultime 24 ore. Lo rendono noto le autorità cantonali, secondo le quali rispetto ai dati forniti ieri, sono stati registrati 79 ulteriori positivi e nessun decesso. Almeno due persone sarebbero state bloccate e fermate dalle forze dell'ordine italiane, poiché ritenute coinvolte, in una sparatoria avvenuta oggi a Trieste nella quale almeno otto persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. I due fermati, secondo alcuni media italiani, stavano lasciando la città. Stando ad una prima ricostruzione, la sparatoria è avvenuta all'esterno di un bar tra gruppi di operai di nazionalità straniera e sarebbe legata a dissidi per questioni di lavoro. Sì. La meteo. Fino a questa sera in tutto il paese abbastanza soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e soprattutto nelle Alpi qualche rovescio sparso. Domani tutta la Svizzera, sull'altopiano banchi di nebbia mattutini per il resto soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli e nelle Alpi qualche rovescio isolato. Rete 2. Libri, storie e idee con Massimo Zelari. Buon pomeriggio, è un vero piacere essere qui con voi, tra di voi quest'oggi. Il settimanale di libri e letteratura di Rete 2 ritorna dopo la pausa estiva e lo fa con una puntata speciale. Trasmettiamo infatti dallo spazio Officina di Chiasso, perché è in pieno corso di svolgimento, la quindicesima edizione di Chiasso Letteraria, Pianeta Proibito e Alice Non Poteva Mancare. Io sono Massimo Zenari e se andiamo in onda da questo importante festival internazionale di letteratura è grazie alla regia di Renato Amadò e di Davide De Donatis, dei quali vi porgo i saluti. Mi è caro anche. Esprimere i ringraziamenti lo faccio subito a chi ha reso possibile questo collegamento e a chi si prodica indefessamente per chiasso letteraria da almeno 16 anni perché come immagino ormai sappiate l'edizione 2021 segue l'edizione 2019 e non già la 2020 obliterata dalla pandemia di Covid-19. Grazie quindi al Comitato della Rassegna, all'Ufficio Stampa, a chi si è occupato di sonorizzazione, di illuminazione, a chi di logistica, alle maestranze, come si diceva forse un tempo, grazie anche al pubblico presente in sala. La quindicesima edizione di chiasso letteraria si è aperta mercoledì sera, domani sera si chiuderà e si sta svolgendo nei suoi luoghi irrinunciabili, come il cinema-teatro, oltre naturalmente allo spazio Officina dove ci troviamo. Numerose le autrici, numerosi gli autori provenienti dalla Svizzera, dall'Italia, ma anche dall'Inghilterra, dalla Danimarca, dall'Islanda, dalla Nuova Zelanda, come lo scrittore e attivista kurdo-iraniano Behruz Buciani, e mi scuso se non cito gli altri. Il pianeta proibito che ho menzionato non è chiasso letteraria, ecco, lo dico subito, a scanso di equivoci, bensì il titolo che gli organizzatori del festival hanno scelto per questa edizione. Un titolo ispirato all'omonimo film di fantascienza di Fred Wilcox, correva l'anno, il lontano 1956, ma che molto dice dei tempi che stiamo attraversando. Un titolo che è un invito. Alla riflessione che a sua volta si riflette quasi specularmente in quell'auspicato mondo nuovo che dava il titolo all'edizione 2019, antecedente la pandemia. Oggi Alice fa la sua parte. In quest'ora che trascorreremo insieme, proverà a raccontare il nostro pianeta proibito, la sua tensione tra scenari oscuri e desiderio di vita, e lo farà dialogando. Con due ospiti, Natasha Korsakova, violinista di fama internazionale e scrittrice di origine russa e greca, residente da tempo nel Mendrisiotto, e con Leonardo Caffo, filosofo e saggista italiano che ieri sera ha tenuto la lezione magistralis per l'inaugurazione ufficiali. Ma eh, li presento tra pochissimo. Vorrei aggiungere solo un pensiero, eh, anche in questo caso di gratitudine per. Uno dei maggiori scrittori italiani emersi dagli anni Ottanta è scomparso giovedì, Daniele Del Giudice. Era malato di Alzheimer, e proprio questa sera avrebbe idealmente ritirato il premio Campiello alla carriera. Ma ho già davvero parlato troppo. Invito Natasha Corsakova ad accomodarsi al suo personale podio perché noi andiamo a incominciare e lo facciamo in musica. Grazie, grazie mille, Natasha Corsakova, di averci offerta questa pagina di Arcangelo Corelli erano le variazioni dalla follia. Non poteva esserci davvero un modo migliore per iniziare questo incontro. Le lascio grazie, grazie <ride> Natasha, le lascio prendere fiato. Eh, le... Intanto saluto, colgo l'occasione per salutare Leonardo Caffo. Benvenuto sul palco dello Spazio Officina di Chiasso, benvenuta da Alice. Grazie di cuore, davvero. Che piacere la musica dal vivo, eh? È stata una bellissima Un esperienza. Siamo eravamo disabituati proprio. Eh beh, infatti, infatti, disabituati dopo questo periodo difficile. Grazie ancora allora, Natasha Korsakova. Piacere mio. Grazie piacere. soprattutto di essere qui oggi con noi e bentrovata. trovata. Natasha Korsakova, lei è una violinista pluripremiata per le sue esecuzioni, per le sue incisioni discografiche. Il suo repertorio spazia da Vivaldi a Gershwin, da Bach <ride> alle, ai contemporanei. Spesso si esibisce e incide con il suo compagno, il noto violinista svizzero Manrico Padovani. E il violino, un violino in particolare, è anche al centro del suo esordio narrativo. Nella narrativa di genere, l'ultima nota di violino, sottotitolo Il primo caso del commissario di Bernardo, edito quest'anno da PM nella traduzione dal tedesco di Giulia Cervo, perché il romanzo è uscito originariamente in Germania nel 2018 come Tödliche Sonate, quindi esatto. Sonata Mortale, un titolo bellissimo in tedesco. Grazie. <ride> Tro trovo anche io, però anche il titolo italiano mi sembra mh, sicuramente più romantico. È degli... più romantico, sì. <ride> è sicuramente più romantico. Però prima di occuparci del libro, eh, le chiedo brevemente di lei, perché... L'ho presentata come di origine russa e greca, ma scrive in tedesco. E allora, lei è figlia del celebre violinista e didatta russo Andrei Korsakov, prematuramente scomparso, ed è figlia anche della pianista russa Yolanta Miroznikova. Da dove arriva il sangue greco e perché la lingua tedesca? Uh, sì, buona domanda. Allora, la sangue greca, il sangue greco è decisamente da parte di mia madre. E I miei genitori sono eh, dalla Grecia, ovviamente, quindi eh, mia madre però è nata in Georgia, dove i uh -huh. miei nonni sono immigrati dalla Grecia. Alla Grecia. <ride> Questo, questa è la spiegazione. Ma mh, poi mia mamma ha studiato a Mosca, al Conservatorio, io è pianista, quindi a casa devo dire che abbiamo parlato soprattutto russo. Questo spiega perché non parlo, per esempio, la lingua greca. Sì però scrivo in tedesco. Però scrivo in tedesco perché um, finora posso dire che la più grande parte di mia vita ho trascorso lo stesso in Germania, che erano 17-18 anni adesso mi ricordo. Um, quindi io in Germania ho proprio scoperto questa passione per leggere, tra l'altro anche i romanzi gialli. E ho cominciato a leggere tantissimo in tedesco e poi non mi sono più staccata, mi è piaciuto semplicemente a um, leggere questa lingua e poi ad un certo punto dopo anni ho deciso sì, però se voglio provare a scrivere un romanzo giallo, perché non provare a scrivere in tedesco la lingua che sento tutto il tempo da anni? Avrebbe potuto scriverlo in russo, diciamo la verità. Sì, qua è una cosa curiosa, se posso spiegare così, che io quando... So quando sono andata a scuola in Russia noi non è che usavamo tantissimo computer, quindi scrivevamo a mano. Quindi la cosa di typing, come si dice, di Digita digitare, digitare macchina, sì. con computer. ho imparato con le lettere non cirilliche ma latine. Quindi questa adesso se devo fare qualcosa in russo, se devo scrivere una mail in russo, ci vuole tantissimo tempo perché devo cercare ogni lettera così. Figurati se devo scrivere un libro così. Certo. <ride> non scrivo due, <ride> ecco. è inevitabile comunque chiederle che cosa l'abbia spinta la scrittura e la scrittura di romanzi polizieschi. Al di là del piacere della lettura di romanzi gialli, mm -hmm. eh, lei che avrebbe tutto per dedicarsi unicamente alla musica? Sì, um, naturalmente non ho mai lasciato la musica, non ho mai lasciato il violino. però pensavo che queste due cose vanno, no. Prima non sapevo, ma ho pensato se provo, queste due cose possono andare molto bene insieme, come si eh, accorge sicuramente anche il mio giallo, si svolge nel mondo di eh, musica, naturalmente un po' una domanda per eh, time management, per eh, capire quando, perché io per esempio di mattina mi piace suonare il violino, ma di mattina mi piace anche scrivere, quindi questa è stata sempre una decisione, cosa faccio oggi come prima, scrivo o suono e quindi è stata sempre un po' così una scelta eh, difficile, adesso più o meno va. E, e quindi sì, queste, mh, un, un po' di esperienze personali vanno nella storia, però eh, io adoro mh, fantasia, adoro, mh, per esempio, inventare persone. E, e questa non, non ha nessun, diciamo, nessun disturbo a suonare violino. Lei si è inventata Il commissario di Bernardo. Sì. un commissario che secondo me ha più di un tratto in comune con uno dei suoi genitori, e lo definisce così nella dedica, adesso non voglio farmi gli affari suoi, eh, ma insomma... Pensavo sarebbe, fare un mistero, il mistero, sì. Il marito di sua madre, l'attuale marito di sua madre, il giornalista italiano Antonio Caprarica, che è un volto molto conosciuto, direi quasi storico, della RAI, dell'informazione RAI. Allora, dico questo perché il commissario Di Bernardo è pugliese e ama le cravatte. Allora, le, le chiedo... Adesso è troppo tardi di nascondere, giusto? Ecco, è troppo tardi, <ride> ma le chiedo appunto sì. se c'è davvero questa, questa affinità tra, tra la vita sua reale e il personaggio letterario, commissario di Bernardo. Ok, adesso questo non è più. Allora il segreto abbiamo, come si dice, svelato, scoperto. <ride> sì. In effetti um, mio padre adottivo, Antonio Caprarica, sì, mi ha ispirato per commissario ed, ed in effetti... Io pensavo tanto, prima pensavo dovrebbe essere um, il, lo stile, come persona um, appare, no? poi qualche parte di carattere naturalmente um, anche, senz'altro, poi questa cosa con le cravatte, uh, trovo molto curiosa, molto bella, perché lui davvero lui ha quasi 400 cravatte, quindi io pensavo commissario va bene un po' di meno, 350, <ride> il colore preferito. Pink chiaramente, <ride> rosse. <ride> Quindi tutto questo si trova di, eh, di Bernardo, ma ehm, è chiaro anche, devo dire, in diverse situazioni come Sario reagisce anche in modo diverso che mio padre. Sì. Sì. <ride> Bene, due parole sulla trama. Allora, usciamo dalla famiglia di Natasha Korsakova. Una trama che unisce e avvolge due fili, sostanzialmente. Un filo ci riporta alla cremona. Del primo Settecento, alla Cremona di Stradivari e sì, sì. alla sua bottega con i figli eh, Francesco e Omobono, mm -hmm. e l'altro filo ci conduce invece nella Roma di oggi, con l'annuncio al commissario di Bernardo di un omicidio, un omicidio violento. Sì. Allora le lascio raccontare brevemente la trama al nostro mm -hmm. pubblico. Sì, um, giustissimo, sono due livelli temporali e um, questa parte storica, eh, direi. Qua si sento forse un po' la mia nostalgia, mi piacerebbe tantissimo andare indietro in tempo visto che non sarà mai possibile andare con una macchina del tempo a incontrare Stradivari o incontrare Jean-Baptiste Villon, che ha costruito questo violino qua a Parigi. Pensavo perché non provo a creare queste persone mh, con la mia fantasia, perché di Stradivari non si sa tanto come era lui come persona, si conosce i suoi violini, i suoi violoncelli e tutto, ma non um, come era lui. Quindi mi sono permesso questa libertà di, eh, di scrivere Stradivari come, come lo vedo io. E quindi c'è um, in effetti, come hai detto prima, un mistero di violino storico di Stradivari con un bellissimo nome, Messia, questo violino più famoso, più costoso al mondo, interessante perché non si sa come questo violino suona, perché non è stato suonato da secoli. Quindi questa è anche una um, abbastanza cosa curiosa. E quindi c'è il livello um, a Roma, nei nostri giorni, dove succede questo orribile omicidio di una manager dei concerti. E per me era un punto importante che il commissario Ascolta musica, ascolta pop, ascolta eh, jazz volentieri, ma non trova così tanto mm, interesse. Classici, interesse per la musica classica. E lui viene buttato in questo mondo di musicisti classici, e lui prima veramente pensa, ah, ma, ma chi questa gente... Pazza, è un mondo terribile quello che racconta. Esatto, perché non è che lui vede adesso le cose sul palcoscenico che sono sempre belle, come speriamo. Lui va backstage e vede tutti intrighi, tutte diciamo, invidie, e gelosie, tutto questo. Quindi, um, però allo stesso tempo. Ah, con l'aiuto di una delle protagoniste, che è anche violinista, lui scopre interesse anche per la musica stessa, per la musica classica, e durante il racconto sempre di più. Quindi, più o meno. Sì, sì. Io direi che ci fermiamo oh. qui con la trama perché davvero è, è un libro molto avvincente, scritto molto bene. Mi Grazie permetto mille. di aggiungere solo una battuta su un'altra figura importante del romanzo che è la figura del figlio del commissario sì. di Bernardo, sì. Alberto, e sì. anche qui poi magari ci tornerò. Vedremo più in là sui loro rapporti come ha costruito la figura di Alberto. Ma Alberto, questo forse è molto adatto per oggi perché Alberto è proprio giovanissimo, no? sì. lui gode essere giovane, ma un ragazzo, non, non so, mi, è, è, la, Alberto è fantasia pura, non è stato nessuno che io ho visto, forse un ragazzo che conosco, questo potrebbe essere mm, almeno una piccola ispirazione per figura di Alberto, no, no, mi è veramente stato molto spontaneo e lui doveva semplicemente essere interessato in politica, cioè quello che io... Io non sono troppo, diciamo, io sono più così tra, tra i fronti, ma um, Alberto è molto, lui vuole andare in, um, in politica, e questo è anche direi che è praticamente l'unico momento nel libro che tocco questo argomento, altrimenti no. Natasha Korsakova, eh, l'ultima nota di violino, l'intreccio di un giallo normalmente deve essere... Eh, netto, rigoroso, altrimenti la trama non è credibile. Eh, eh, lei, devo dire, non sbaglia un colpo. Eh, eh, ci vede però, e questa è la domanda che le pongo: delle similitudini tra l'intreccio di, di un giallo, l'intreccio dell'ultima nota di violino, e la scrittura musicale, eh, la struttura di una, di una composizione. Ecco, pensiamo alla fuga o ad altre composizioni. Lei esegue musica contemporanea, ci sono brani di musica contemporanea costruiti proprio su, su basi matematiche quasi. Ecco, mi chiedo, le chiedo se lei non sia stata influenzata nella costruzione di questo giallo oppure questa sua passione per il giallo non sia incondizionata anche dalla sua conoscenza della musica, della struttura della musica. Oh. <ride> Forse, in un certo modo, direi senza, senza, com, come, come si dice in italiano un, un bewust, una, una cosa che non si inconsapevole. inconsapevole, grazie mille. Sì. Forse piuttosto inconsapevole, sì. forse un po' una, una specie di. In effetti, in tedesco, türliche sonate, la sonata mortale, perché c'è un po' di forma di sonata. C'è anche un altro, questo posso dire forse, che, um, un altro momento in questo giallo, che l'assassino o l'assassina, non si sa perché scrivo in prima persona, parla ogni tanto sul suo punto di vista come fa omicidi e tutto. E una volta dici, questo sarà um, l'inizio della mia sonata mortale. Quindi, eh, queste così, con musica un po' insieme grazie mille, Natasha Korsakova. Passerei a Leonardo Caffo, insomma, ben ritrovato. <ride> Lei è catanese di nascita, classe, classe 1988, quindi giovane, eh, possiamo dire giovane, attualmente. È <ride> tutto relativo, d'accordo. Ma attualmente filosofo in residenza nel Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea fuori Torino, è professore di estetica dei media e della moda della nuova Accademia di Belle Arti di Milano, la Naba. Fa tante altre cose in ambito filosofico e scrive per svariate testate giornalistiche come il Corriere della Sera. Già ricca è la sua bibliografia. Prima di essere giovani, uscito quest'anno da Ponte Alle Grazie nella collana Saggi, tra l'altro un libro arricchito da, da numerose fotografie che, con, che contribuiscono proprio a costruire la, la, quasi la trama di questo lavoro. Eh, nel 2020 ha pubblicato Il Cane Il Filosofo per Mondadori, poi Quattro capanne o della semplicità per notte tempo. E prima ancora Fragile Umanità e La Vita di ogni giorno, entrambi usciti da Einaudi. È stato anche più volte ospite di Rete 2, questo lo, lo ricordo con, con simpatia. Leonardo Caffo, abbiamo ascoltato il racconto di Natasha Korsakova, lei è anche un lettore di gialli. Onestamente ne ho letti pochissimi, direi sostanzialmente eh, Montalbano, nel <ride> senso siciliano. <ride> Ma questo proprio per una passione materna, cioè mia mamma mi metteva davanti a TV a vedere Montalbano, poi a un certo punto sono passato a Camilleri, una noia mortale comunque devo dire, i libri Montalbano. Meno, sicuramente, quello di cui abbiamo parlato adesso. Però no, non sono un grande lettore di, di gialli. Ci ho tentato, Simenon, sì, quelli che proprio da, da bancarella, ma senza grandi risultati. Questo credo dipenda dal fatto che in generale non sono un gran lettore di narrativa. Quindi neanche sì, di gialli. Neanche di gialli. Mi verrebbe da chiederle che rapporto ha con la letteratura di genere, eh, perché anche la letteratura filosofica potrebbe essere considerata forse lo dico con un po' di audacia, letteratura di genere. Eh, con essere giovani lei si propone eh, di unire, e, e cito da, da, dal suo libro, due stili che aveva considerato inconciliabili, eh, la ricerca filosofica e la possibilità narrativa. E appunto potremmo anche considerarli due generi narrativi. È soddisfatto del risultato? L'unico uomo che legge i ringraziamenti di lei, cioè, senso, cioè di solito eh, quelle cose che tu scrivi, eh, cioè, la mano, nessuno ci capisco, arriva. ai ringraziamenti, non legge eh. nessuno, e invece, no. e invece no, qualcuno ci arriva. E, no, il tentativo è quello: un tentativo che, che, che è stato fatto da tante altre persone prima di me, meglio, ma che poi è stato rimosso però dal panorama letterario filosofico di considerare la, la narrazione proprio. Uh, pura, il memoir, la diaristica, eccetera, la saggistica filosofica non incompatibili tra loro, che genera anche dei problemi di tassonomia libraria, nel senso che questo libro è uscito dalla collana saggi, ma come saggio è molto deludente. Se fosse uscito dalla collana narrativa sarebbe stato molto deludente come eh, romanzo, quindi a un certo punto si sono inventati la varia, dovete presente, <ride> in cui gli metti tutte le cazzate tendenzialmente che escono, in cui sarebbe dovuto finire, secondo me, anche se erano giovani, ma bonariamente l'hanno messo nella collana saggi come... adesso di lei non so perché, perché il radio si chiama eh, lei no, no, l'importante è che non sia deluso lei no? de, eh, voi lo <ride> sia ma eh, sono meridionale posso usare qualsiasi coniugazione ma eh, la cosa è che eh, come diceva lei eh, essere, essere giovani c'è anche tanta fotografia quella bella non è mia abbiamo avuto la possibilità perché non sono un fotografo abbiamo avuto i diritti per alcune foto belle e altre sono mie, perché appunto non è la foto in sé che è interessante come oggetto, ma lo snodo narrativo che l'immagine rappresenta nella comprensione del mondo. Io credo che, che… io sono felicissimo di una trasmissione in cui si inizia col violino, poi si discute eccetera, senza alcuna retorica, perché il mondo si capisce con tutti i sensi di cui siamo dotati. Mentre Tante volte, soprattutto nella cultura um umanistica, quella scientifica, non ne parliamo, si rimuove l'idea del fatto che siamo fatti di tante cose. E quindi, per esempio, per spiegare la filosofia, le immagini servono e come, ma se lo provate a dire a un professore di filosofia all'università, dice: diciamo, Ma non è assolutamente vero. Leonardo Caffo, con questo libro, con Essere giovani, lei prosegue una sua personale riflessione sul fare filosofia e sul significato del fare filosofia, non soltanto sul significato di che cos'è la filosofia. Un punto è centrale, prima ancora del tema proposto fin dal titolo, ovvero l'essere giovani, il rapporto tra filosofia e vita. Rifondare e scrive la meraviglia dell'aderenza al reale. Allora le chiedo di raccontarci brevemente l'origine di questo lavoro. Ma ah, sì, è una ricerca talmente personale che ancora una volta solo lei ha colto questo punto, sì, è un adesso è un bipersonale, però eh, diciamo, il mio obiettivo è, è far capire che, è eh, che la filosofia è nata, cresciuta e si è sviluppata. Come eh, capacità di cambiare una postura della vita quotidiana che noi abbiamo e poi per varie ragioni in Occidente, questo non è capitato, per esempio in Oriente, e ci può stare, nel senso che noi chiamiamo filosofia quella che è nata con talete, ma non è che prima e dopo o in altri posti la gente non pensasse, pensava in modo diverso. Cioè, per esempio, non pensava col cosiddetto pensiero critico, logico, eccetera. Ma noi abbiamo rimosso la cura di sé dalla filosofia, l'abbiamo data alla psicologia, questo è stato un errore gravissimo, nulla togliere al lavoro di psicologi, ma ha svuotato la filosofia di una buona parte della sua missione e poi tutta la riflessione sul mistico, sulla spiritualità, di fatto l'abbiamo relegata alla teologia, alla spiritualità. Questo ha svuotato molto di senso la filosofia che, che oggi sembra essere una disciplina che si occupa di risolvere dei problemi problemi universali senza mai calarli nel reale. Che cos'è il bene, che cos'è il bello, eccetera. E uno dice sì, ma poi come si vive bene? Cioè io che posso fare per vivere bene dopo che mi hai spiegato uh, determinate cose? E allora riportare la filosofia a quella dimensione significa di fatto riportarla alla dimensione della vita. Cioè non c'è più filosofia nella risoluzione di un problema logico o nella risoluzione di un problema etico normativo che invece nella capacità di accarezzare un cane, ma io questa cosa non la dico con, come dire, con volontà sensazionalistica, ma la filosofia esiste perché innanzitutto i famosi filosofi greci, presocratici, che greci non erano perché la maggior parte erano turchi, eh, si sono eh, semplicemente occupati di meravigliarsi del fatto che tutti i giorni ci svegliamo e diamo un senso alle nostre esistenze. È una cosa che diamo stupidamente per scontato, ma eh, non so perché va così tanto la letteratura eh, di divulgazione fisica per cui ti spiegano cos'è un buco nero. Parliamoci eh, chiaramente, nessuno di voi capirebbe cos'è un buco nero, però uno si legge Rovelli, che per carità, bellissimo, stupendo, straordinario, ma eh, perché non ci stupiamo del fatto che domani mattina aspettate l'autobus? C'è molto più mistero nel fatto che domani mattina aspettate l'autobus e non ve ne andate al mare e mandate tutti a fare in culo, scusate scusatela, che, che in un buco nero. No, però il buco nero ci stupisce perché ci spiega qualcosa sul senso del mondo. Ma cosa? Mentre invece il fatto che io sia qui e non mi sia andato a fare una nuotata, nonostante mi abbiano già pagato al festival, sono, mi sono presentato, no? No, veramente, qui c'è il senso del dovere, della morale, il rispetto per il lavoro di Massimo, il perché sono tutti oggetti puff, che non stanno da nessuna parte. In questa meraviglia eh, la sua riflessione porta adesso all'essere giovani, è una riflessione sulla gioventù, l'essere giovani e capire il significato dell'essere giovani per arrivare a capire meglio il significato dell'essere eh, adulti o dell'essere diventati adulti, del nostro noi. Ecco, magari Leonardo lascio spiegare questo sì, questo cerco passo, di essere rapidissimo in questo, la, la gioventù è una metafora, ovviamente interessa anche la gioventù in quanto tale all'interno di questo libro, soprattutto nella parte più memoristico narrativa, nella parte più saggistico filosofica, la gioventù è un modello di comprensione di uscita da quello che è l'ordinarietà di un unico modello di stare al mondo, che tipicamente poi è il modello di approdo, no? quello che ti porta all'ultima nota di violino, cioè quello che, che ti fa sempre vivere con l'angoscia della, della fine, del, dell'ultimo giorno, del, del... mentre invece la grande potenza espressiva della gioventù è che l'unico tempo è presente è il qui e ora, no? il qui e ora è ciò che rende il giovane un oggetto metafisicamente interessante e che infatti non calcola il rischio. Quello che noi diciamo combina il guaio, no? Non combina nessun guaio perché non esiste il futuro o il passato per il giovane. Il giovane è senza passato, per definizione, quindi è libero. Perché noi non siamo liberi perché abbiamo un passato, perché abbiamo i ricordi, le angosce, le, le, le memorie di quello che è stato, il volto del padre che non c'è più, eccetera. Mentre il, il giovane è, ha tutto davanti, e quel davanti, però è il qui e ora. Non è il futuro, e quindi in realtà è sovrapposto al mondo. No? È un'immagine eh, meravigliosa che dura pochissimo perché la facciamo durare eh, pochissimo. Perché facciamo un uso politico e normativo della gioventù, li, li tiriamo fuori, no? Così, perché sono pericolosissimi i giovani. I giovani sono l'oggetto più sovversivo e più pericoloso che esista perché. Mm, possono prendere un bambino di 12 anni, di 11 anni, può considerare più interessante una chewing gum a un diamante. E, non, e questa cosa è incredibile perché non sono ancora entrati nel mondo finto, fantasioso e favoloso dei valori, perché noi consideriamo una pepita d'oro più interessante di un bicchiere d'acqua, ma tra 10 anni faremo sicuramente il contrario. Quindi un adulto dovrebbe riuscire ad appropriarsi di quel qui e ora della propria gioventù e riuscire a perpetuarlo nel tempo. Sì, c'è un esercizio di stile, ma è più di un esercizio di stile, nel senso che la gioventù non è una, non è una grafica, ma è un dispositivo, si può riattivare di continuo. Uh, tra il pubblico c'è anche qualcuno che ha la mia età e molto di più, okay? senza indicare nessuno, però insomma, è pieno di vecchi, come tutti i festival letterari. No? <ride> <ride> e, 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 Beh, grazie a Dio i svizzeri hanno un senso dell'umor buono, l'avessi fatto in Sicilia, <ride> ma avrebbero già sparato. Ma eh, no, cosa succede? Che quanti di voi, anche quando non erano più anagraficamente giovani, all'improvviso, per sbaglio, è partito una, un gesto di follia che ha riattivato eh, quelle che noi chiamiamo le ragazzate, no? perché in realtà noi non invecchiamo, è una, anche l'invecchiamento è un'invenzione culturale, cioè la, la coincidenza tra... Il, il fisico che è esteso temporalmente, poi va verso il decadimento, e l'invecchiamento come concetto culturale non c'è. Cioè, si potrebbe serenamente essere giovani a 60 anni, non è che c'è un però non conviene trasmettere questo modello. Perché se no, cosa fa il giovane? Il giovane vuole il tipico rivoluzionario: l'anarchia no? totale. Per momenti. Ma sì, ma pensiamo all'immagine dei rivoluzionari, cioè. Da Cechevara a Giovanna Darco, erano dei ragazzoni. Perché il giovane è quello che pensa che il tutto possa cambiare, se tu fai invecchiare, nulla cambia. Ed è la ragione per cui eh, non, non parlo di anagrafica, eh, ma per esempio è anche la ragione per cui oggi, grazie anche al Covid, ahimè, è passata l'idea che sopravvivere sia più interessante che vivere. e Nel momento in cui passa questa idea, l'umanità è già spacciata, non ha neanche senso salvarla. Leonardo Caffo cambio argomento. Eh, non le ho chiesto se le piace la musica, però dal suo libro la risposta arriva <ride> subito, subito, perché la citazione che lei ha posto in apertura è una citazione da, da una canzone di un, uno storico gruppo torinese rock, massimo volume. E poi in essere giovani c'è anche Franco Battiato. Allora la musica è importante per Leonardo. Io ho. Ho studiato e ho smesso perché non ero abbastanza bravo, poi non sono stato manco abbastanza bravo a fare filosofia, a un certo punto dovevo campare pianoforte dai 5 ai 12 anni, e mia mamma aveva la, 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 la passione, io me l'ha trasmessa, poi però eh, non, non mi sentivo abbastanza e non ho fatto il, neanche il dilettante, C ho proprio smesso di toccare. La, 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 I tasti, però la, secondo me, non è neanche una la, la domanda è, è, è grazie per la domanda, ma in realtà la domanda è una non domanda, nel senso che per chi è che la musica può non essere importante, no? mi, mi, mi verrebbe da dire. Cioè in fondo, è, quando si dice che il mondo è scritto col linguaggio della matematica, è un modo meno edulcorato per dire che è scritto col linguaggio della musica, perché il modo con cui noi. Ascoltiamo il mondo, è musicale, cioè tu non cogli la formula matematica del vento. D'accordo, 100% proprio. Sì. <ride> cogli il rumore no? delle foglie. Sì, assolutamente. Allora ne approfitto per chiedere gentilmente a Natasha Korsakova di regalarci un'altra pagina di grande musica mm -hmm. in largo dalla sonata numero 3, in Do Maggiore, per violino solo di Johann Sebastian Bach. Con grande piacere. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie infinite, Natasha Korsakova. Grazie di questo regalo offerto al pubblico di Chiasso Letterario e al pubblico di Alice. Eh, le lascio prendere fiato ancora una volta. Eh, va, bene così. Va, bene, sì. va bene così. È bionica. È bionica Natasha è bionica. <ride> Leonardo Caffo, riprendiamo brevemente la nostra conversazione dalla musica. Qui mi sono stancato guardandola? Cioè perché... <ride> staccato. Il rock più in generale la musica che consideriamo dei giovani per i giovani può essere solo musica scritta da giovani per colpire il segno oppure è un luogo comune, però effettivamente spesso, e lo, e lo sostengono affermati critici musicali, per, per scrivere musica per i giovani bisogna essere giovani, il dato anagrafico è decisivo. Beh, io però appunto capisco la cosa ma proprio per l'analisi che, che, che ho fatto io in questo libro cioè che la gioventù è una condizione dello spirito e non una condizione anagrafica, non sono d'accordo io credo che manchi, qua parlo da italiano eh, quindi parlo del sistema scolastico italiano non, non conosco approfonditamente quello eh, svizzero e di e, e altri paesi um, io credo che manchi l'idea di un'educazione un po' più universale del, del, del degli individui che per la musica si dà uno spazio scarsissimo nella scuola dell'obbligo quasi misero, eh, in Italia soltanto alle scuole medie poi si fa un'ora a settimana di musica dove sostanzialmente si fa giocare con un flauto, ma eh, questo ovviamente fa sì che la musica o te la vai a scegliere perché magari hai un genitore, un parente, uno zio, un cugino, un amico, eh, oppure potresti anche non incontrarla mai nella vita se non in radio, l'ultimo successone dell'estate che sicuramente diciamo così tendenzialmente non ha niente a che fare con la musica in quanto tale, come incontrare il libro di divulgazione filosofica, se non farò nomi magari nel gabinetto della nonna, non ha niente a che fare con l'incontrare la, la, la filosofia e, e via dicendo. No? Mentre invece se noi avessimo un'idea eh, che non è più importante la trigonometria del, uh, del saper leggere uno spartito, che non è più importante eh, sapere il latino che eh, saper piantare un seme, tutto sarebbe molto più ehm, eh, connesso. Perché eh, i giovani se tu li educhi alla... Musica classica, non è vero che non l'ascoltano, l'ascoltano e come, e piace tantissimo, e, e, e lo stesso vale per altri eh, tipi di, di, di musiche, eccetera. È chiaro che se tu appiattisci mostruosamente, e questa è un'operazione un che viene fatta, ahimè, neanche con coscienza, perché almeno ci fosse un disegno, perché il complottismo sbaglia, perché dice cose giuste sovravalutando il sistema però, cioè, le cose sono fatte semplicemente ad, ad muzum, cioè non è che c'è qualcuno che dice impoveriamo musicalmente la popolazione, cioè viene in automatico, non è che c'è un disegno intelligente orwelliano. E quindi no, secondo me i giovani possono accogliere, io ho avuto la fortuna di, di ascoltare in casa, Bach, Beethoven, Bellini, perché a Catania c'è una grande passione con i poi Chopin. Eccetera. Poi io non cioè, conferma ho quella costura, che, ma... che la musica è la gioventù, una condizione dello spirito, come in fondo, emerge dal suo, dal suo lavoro. E il fatto che sia la nostra società che tende a contrapporre musica classica e musica per giovani. Eh, lo dimostra il, il fatto che per esempio Schubert morì a 31 anni, eh, Mozart a 35, Chopin a 39, eh, Pergolesi addirittura a 26, Rossini decise di scrivere musica molto presto, Bach è rimasto giovane fino alla fine. La domanda è perché sei ancora viva? <ride> sì, infatti. <ride> Forse perché non studio così tanto. <ride> Tascia Corsacova, è un falso problema allora questo. La musica è musica per tutti e dentro di noi. Sì, e io penso soprattutto quando vedo, per esempio, eh, non giovani ma bambini, per esempio, ascoltare la musica di Bach. Sono completamente così... E questo si spiega, penso, tanto... Ma anche naturalmente peccato, come hai detto prima, di, di, quando uno non ha semplicemente non succede che eh, c'è questo incontro magico con eh, eh, musica. No, questo è molto peccato. Però um, io spero che cioè, più presto cominci, meglio è. Questo, questo. è in eh, Natasha, abbiamo parlato di, di compositori, abbiamo menzionati, abbiamo parlato anche del problema della fruizione della musica che viene condizionata forse più dal mercato. E da un certo tipo di, di educazione che è imposta da, da adulti forse. Però, per esempio, soprattutto nel campo della musica classica, che possiamo definire colta, non parlo dell'altra musica perché oggi basterebbe davvero poter utilizzare un computer per eseguire della musica senza essere dei veri musicisti, ecco. esatto. Ma eh, c'è comunque di mezzo la parte esecutiva che è fondamentale. La storia della musica è piena di enfant prodiges. No? E, e lei è stata una violinista straordinariamente precoce, eh, allieva oltretutto di un padre, di un padre celebre. E come viveva, allora per tornare un po' al discorso di partenza, la sua infanzia da interpreta aveva questa innocenza che racconta Leonardo Caffo nel suo libro. Come viveva allora il mondo degli adulti? Sono, sono dei diciamo, ricordi un po' mix, mischiati, ma sono dei bellissimi ricordi piuttosto di essere molto molto giovane, lì quando ho appena cominciato prima a suonare pianoforte, poi um, violino. Uh, devo dire che non solo la mia famiglia, che erano tutti musicisti, ma anche i vicini di casa, perché la casa, questa che una volta veramente uh, saputo, non ho mai sentito più, la casa è stata costruita, uh, stiamo parlando di 16 piani per solo musicisti quindi da ogni appartamento arrivava qualche è, eh, è pazzesco veramente è sì sì quindi io mh, si potrebbe dire che non avevo un'altra chance che ehm, eh, diventare musicista anche se i dubbi poi sono arrivati più tardi qua pensando di, mh, diciamo dall'età di 12-13 anni qua è stato molto complicato c'era una insicurezza totale io con um, con essere giovani per me era molto essere insicura, <ride> ma sono, sono comunque sicura che non sono unica così. Ecco. Mi viene da dire che non ci conosciamo, ci conosciamo oggi per la prima volta che questa energia giovanile l'ha conservata splendidamente, quindi quel qui e ora <ride> continua a scandire le, le sue giornate penso di poter dire grazie, grazie a dire questo. mi è piaciuto un punto nel tuo libro posso, veramente volevo dire questo dove c'è una citazione di Platone come vedeva lui che, adesso se dico giusto se no mi, mi correggi che la giovinezza un, un, un giorno biologicamente ha detto che finisce però viene nascosta per essere attivata in ogni momento adatto questo mi è piaciuto molto forse è questo proprio il momento che la giovinezza è andata ma si attiva oggi, per esempio. <laughs> Mi è venuta spontaneo. <laughs> E, e noi anche filosofia a scuola, cioè a scuola che era molto concentrato su musica, naturalmente avevamo anche matematica, la storia, e tutto, ma concentrato su musica non avevamo filosofia. Questo mi è sempre dispiaciuto. Quindi io in Germania ho deciso di fare un piccolo corso di filosofia, trovando tutti i nomi nel tuo libro qua, veramente mi ha fatto un grandissimo piacere. Leonardo, Leonardo Caffo, il discorso sulla giovinezza... Viene posto nel, nel suo libro anche riguardo ai filosofi, c'è un elenco di filosofi che lei menziona in apertura quasi del, del saggio, in cui evidenzia il fatto che tutti questi grandi filosofi hanno espresso il, il meglio delle proprie idee proprio in età giovanile, prima dei 30 trent'anni, grossomodo, lì attorno. Sì, sì. Insomma, è la conferma della tesi di, di partenza eh, Ma è la stessa cosa che dicevamo prima su Mozart, cioè, non è una. Uh, ci sono varie ragioni, una potrebbe citare la più banale, cioè la plasticità cerebrale, Ma ancora una volta faremo un cattivo servizio a quello che invece sto cercando di dire, cioè la, la, la posizione del giovane, essendo la posizione dell'insicuro, come suggeriva Natascia, in realtà è la posizione che permette il maggior numero di tentativi possibili, il maggior numero di... Possibilità e di aperture eh, possibili, ed è anche il momento di maggiore creatività perché pensi davvero che tu possa essere rilevante. Cioè, si per... a un certo punto arriva un momento della vita in cui non ci si sente più così rilevanti, in cui si capisce che il proprio dolore non è così importante, che soffrono tutti, che la propria idea non è niente di che perché come disse diciamo, Carlo Verdone si è fatto di tutto, mentre invece quando tu sei molto giovane pensi che il tuo dolore è il dolore più grande, il tuo piacere è il piacere più grande, la tua esperienza è la più grande ed è questa mania di grandezza che genera la creazione, cioè solo un pazzo giovane come il, come il giovane Marx poteva pensare di sovvertire il sistema industriale nascente perché erano i sogni di un ragazzo che poi per carità lui ha avuto la possibilità di non morire giovane e, e poi ne ha fatto una teoria magari più ordinata e, e se uno va a vedere le biografie di ma come probabilmente bisogna essere completamente dei, 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 dei matti per mettersi a comporre determinate cose che hanno una pretesa così universale magari di descrizione di de, de, de una condizione dello spirito del tempo. No? Cioè devi avere un'arroganza, una presunzione che è chiaramente quella del ragazzo che a, che a un certo punto, perché non riesce neanche a calcolare il rischio, eh, ti, ti fai 200 all'ora in autostrada. Allora queste cose possono generare... Delle cose che vanno male, delle follie, il tizio che si butta al trampolino e si spacca la testa, eccetera, ma anche il gesto creativo per eccellenza. Noi perdiamo questa, io questo libro l'ho scritto nel momento in cui non mi sono più sentito completamente appartenente alla categoria della gioventù. Quindi ho cercato di capire che cosa mi stava succedendo, cioè di afferrarla come oggetto. Noi eh, a un certo punto perdiamo la postura del fregarsene del rischio. Per la per età creativa, smettiamo di sentirci così rilevanti da poter imprimere con un gesto il, il significato delle cose nel mondo e questa è una cosa che andrebbe recuperata sempre perché la vita senza rischio: questa è un'altra riflessione parallela e chiudo. So che abbiamo finito i tempi, lo so. Uh, la, senza rischio non è una vita, cioè non è mettendosi guanti, maschera, tubo e pinne che si vive, si vive, ahimè, perché si muore. Allo stesso tempo mi viene da pensare a un caso. Poniamo l'infinito di, di Leopardi. Lo leggiamo a scuola, ci fa un certo effetto. Lo leggiamo da, a 50 anni, ce ne fa un altro. Lo leggiamo a 70, 80 e sentiamo quel testo che ci appartiene. Come se il Leopardi dell'infinito si stesse rivolgendo a noi, a noi ottantenni, eccetera, eccetera. E poi andiamo a vedere quando di compose l'infinito e leggiamo 21 anni. No? E, e lo stesso discorso, in fondo, visto da una prospettiva speculare, no? c'è in fondo anche in questo discorso un, un altro tipo di rapporto che entra, che entra in gioco, non sono vorrei aprire un capitolo enorme, visto il poco tempo che ci resta, ma entra in gioco in questo discorso tra gioventù e adultità, non so se si possa dire così, ma il rapporto genitore-figlio. O figlio genitore no? Eh... Sì, sì sì è così poi la, eh, anche lì si, si tratta di intendersi su, su anche come abbiamo utilizzato l'idea di, di, di genitorialità o di cioè il punto che, che, che il genitore non è niente di più che uno che crea una cosa che lo trascende e, e però in questa trascendenza c'è anche la possibilità di rivivere una parte di gioventù che ti sei, lei ha una figlia piccola, io pure, e quel momento in cui ci si trova a dover giocare con un bambino o una bambina, per cui ancora una volta il centro del mondo è un oggetto che noi avremmo buttato alla finestra, cioè ci si rende conto che di quante diversità attraversano questo mondo. Infatti uno si dovrebbe sempre spaventare di chi non è in grado di giocare con un bambino, o di no, o di chi, perché eh, c'è un, un problema... Eh, di, come chi non è in grado di accarezzare un cane o, o si schifa se il gatto ha fatto la pipì, perché significa essere chiusi in una bolla che poi in realtà è una bolla e miserevole, cioè di due miliardi di abitanti di questo pianeta, di cui la maggior parte non sono manco adulti, quindi siamo veramente pochi. Cioè. Questo gioco lo ritroviamo su piani un po' diversi anche nel romanzo l'ultima nota di violino in, questo, in questa relazione tra il commissario di Bernardo e il figlio Alberto. Cioè è un divertimento, è proprio un divertissimo. adesso appunto non voglio svelare la trama, per, però è vero che in questo rapporto che è un rapporto di, di finzione, perché appunto lei stessa prima, Natasha, ci raccontava che Alberto è una, una figura di pura fantasia, però... Non è per niente fantasioso il rapporto che si stava tra, tra loro due. Sì, no, un no, rapporto molto, come si direbbe, proprio ottimo. Io a posto ho rafforzato il rapporto tra padre e figlio. La madre sì, certo, ma non così. Cioè, succede naturalmente anche che con il padre. E, poi, quindi, qua, accennato in questa storia che Alberto vorrebbe perfino abitare da padre. Quello che nel secondo libro succede. Non, non svegliamo altro il non... secondo libro che speriamo esca in, in lingua italiana, che presto è Io uscito lo spero in, in tanto. tedesco nel, nel 2019. Mi sembra. Fine 2019. Sì, sì. Sì. Vediamo, speriamo. Sì. 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 Esatto. <ride> ehm, allora. Eh, eh, non sappiamo non, più che no, dire No, no, di cose da chiedere ce ne sono tante, <ride> ma temo molto la lunghezza delle risposte. Allora, Leonardo Caffo è diventato padre da poco, allora, proprio una battuta, le chiedo se questa esperienza che entra dritta nel, nel suo ultimo libro è un'esperienza che in qualche modo ha influito sulla sua analisi speculativa che porta avanti. Sì, anche sull'analisi relazionale, però questo è un altro <ride> discorso. Sì, ha influito. Nel senso, questo è un libro dedicato a mia figlia, la dedica... È abbastanza atroce in realtà, perché eh, a mia figlia Morgana che è la gioventù ti si allieve, che è ovviamente una, una, una citazione: del ti si allieve la terra, che si usa per altre. Perché la gioventù in realtà è anche una cosa dolorosissima. Eh, è, è atroce che noi eh, sperimentiamo, perché è anche la linea d'ombra, la linea di passaggio tra la vita non cosciente e la vita cosciente, no? Per questo gli adolescenti sono un oggetto strano, perché non, L'abitano lì e mi ha influenzato tantissimo perché mi ha costretto a provare a, a dare una chance a tante cose che avevo lasciato un po' lì, tipo il sorridere, eh, perché io lo dovevo. Siamo. Purtroppo Sono stato brevissimo, bravissimo, eh. brevissimo e bravissimo. <ride> Purtroppo siamo giunti al momento dei saluti finali di questa puntata speciale di Alice, in diretta dallo spazio Officina per la quindicesima edizione di Chiasso Letterario. A me non resta davvero che ringraziare sentitamente chi ci ha accompagnato in questo viaggio nella musica della gioventù, potrei dire, con una formula un po', forse un po' gratuita, ma mi piace, mi piace così. Grazie quindi, Natasha Korsakova. Grazie a voi. <ride> Grazie. E grazie, naturalmente, a Leonardo Caffo. Grazie. E un grazie anche al nostro davvero generoso pubblico qui in sala e all'ascolto di Rete2. Il pianeta proibito di chiasso letteraria continuerà a girare fino a domani sera. Il programma è consultabile nel sito internet del Festival. Voi ritroverete Alice, la prossima settimana su RSI Play e sul nostro podcast, oltre che da lunedì al giovedì attorno alle 12.35 con le pillole di Alice, naturalmente su Rete2, ci lasciamo con l'ascolto di un brano del compositore bernese Michael Frontman. Dai quattro movimenti per due violini con pepe e zucchero vi propongo Alighi. Si tratta di una registrazione del 2012 ai violini Manrico Padovani e Natasha Korsakova. State bene e un caro saluto da Renato Madò e da Davide De Donazzi alla regia tecnica e da Massimo Zenelli.